faccio io, vedo, ti telefono. Va bene, mamma. Vasco, ma come sarà la successa, no? È sempre sta così forte come una roccia. Ma ti sai, gli anziani, ogni tanto succede queste robe qua. Sì. Ti ricordi quando che io lavoravo con quegli anziani a Trento? Sì. Hanno visto tanti casi come questo. Sì. Un momento prima sta bene, e dopo... Sì, ma non è il caso di Gregorio, là, perché tanto poi chiederà al medico, che è una fibra forte, ti vedrai. Speremo, speremo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Siamo stare cerimonie, ma voglio dire... Shhh, che medico, da là? È medico, ma allora è grave. Ah, non sappiamo niente, no, non sapevi. Lui, erano tutti di qua. E no, non era di là, solo in camera. A un certo punto avevo sentito... Tutti con resti di là e l'avevi trovata, era svenuta. Ma cosa aveva successo poi? Ah, guarda, non sapevo se le svenute a cascare o se avete prima le svenute e dopo le cascate. Sì, in ogni modo, il dottore saprà dirne qualcosa, Professor Gregorio, pensavo che immaginava i 5 chilometri da qua fino alla fabbrica, ogni dì in bicicletta. Però no, e che aveva le sue manie, sì. Però ne sarebbe stato così tempo, ma insomma, guarda come sono le fusse da tu. Aspettino almeno hai sentito la pedina del medico, no? Mamma? Sì, no, morirò. Ma no, vedrai che starà qua a farti compagnia ancora per tanto tempo, se sì. Sta tranquilla. Dottore, allora mi dica, dottore, parle. Calma. Suo padre, signora, probabilmente deve essere scivolato sul tappeto, su qualche cosa di simile in camera sua. Ah, sì. Fortunatamente non ha niente di rotto, però... Però cosa? Ragazza mia, calma. Non è niente di grave, però, dicevo, il signor Gregorio cadendo... si è ferito alla testa. Dio mio! Si calmi. La contusione è venuta solo di striscio, urtando probabilmente contro un mobile. La ferita è solo superficiale e non presenta ematomi. Però, sapete, con la testa non c'è mai da scherzare. Comunque, appena sarà in grado di alzarsi, faremo un controllo più approfondito. Stia tranquillo, volevo solo dire che è un po' intontito, ma si riprenderà prestissimo. Per ora guardi, signora. Sì, mi dica, dottore. Gli dia 20 gocce di queste, in un bicchiere d'acqua, e due volte al giorno, lontano dai pasti. Sì, va bene, grazie, dottore. Signora, potrei parlarle un momento? A me, dottore? Sì. Sì. Anzi no, forse è meglio che ne parli a tutti insieme. Anche lei è della famiglia? Sì, sono le muse di Elisabetta. Bene, ascoltatemi attentamente. Sì. La neurologia non è ancora arrivata a scoprire tutti i segreti del nostro cervello e la scienza medica non è in grado di stabilire le reazioni e le conseguenze di un soggetto che ha subito un trauma. Ora può succedere che l'inconscio di quel soggetto in questi casi si manifesta. Mi scusi. Sarò più chiaro. Signora, suo padre ha mai avuto nella vita un desiderio, un sogno, che nonostante la sua volontà non sia mai riuscito a realizzare? Sì, dottore. E se lei non lo conosce, e doveria anche saperlo. Lo immaginavo, ne volevo solo la conferma. Sì, mio papà resta quasi obbligato a mio nonno a laurearsi, perché voleva che suo figlio domani venisse a capo di quella piccola azienda che io l'avevo creata in tanti anni di sacrifici. Sì, infatti l'ha studiata e l'ha laureata, e la triplicata di affari e la grandezza dell'azienda, quella che io lo conosce. No, pensavo per forza sta situazione. E se da una parte gli aveva massa rispetto per disobbedire da suo papà, dall'altra dentro di ero, e gli aveva una grandissima passione, che era resta così per tutta la vita, e un sogno che non la mai potesse realizzare. E il sogno del nonno è sempre stato quello di diventare un grande attore. Sì, la vera passione del nonno è sempre stato il teatro. Guarda, mio amore, quelle invidiose strisce di luce che incominciano ad imbiancare ad oriente il fianco di quelle nubi. Tutti i fanali della notte si sono spenti e il giocondo mattino
si libra sulla punta dei piedi in cima alle vaporose montagne. Romeo e Giulietta, a tua terza scena quinta. Buonissima! Ecco, la insegna al nonno, quando ero ancora piccola. Sì, il nonno mi ha insegnato anche un sacco di altre robe. La recita spesso con me Shakespeare. Mi, Fabio Giulietta. E lui, il Fabio Romeo. E cosa sicura, il nonno non è matto, no? Sì, Valentina, lo sappiamo, il nonno non è matto. Ma allora, dottor, cosa potete fare? Come le ho detto, signora, c'è una probabilità che questa grande passione di suo padre possa manifestarsi in forma di mania. Questa qua? Beh, non mi fraintenda, per mania volevo solo... Lasciate entrare, letto. Fermi. Allora mi raccomando io. Stia tranquillo. Mamma, ma questo è stato superato per il nonno. Ma non so proprio, certo, no, perché sono. Ma cos'è sta storia che il nonno da insegnare a città? E il nonno l'ha detto, che se io non ha potuto diventare un grande attore, e voi che lo diventi è almeno uno dei suoi nipoti. E l'ha detto che Nicola stoppa. Oh, e nella gara stoppa? Sì, proprio. E ti dici solo invidiosa, perché a te il nonno sta roba non te le ha segnale, no? Ma tosi, Eleonora Tuse! Stupida! E non ti capisci proprio niente! Volevo finirla una volta? Lei era che non la capisse niente! Valentina, basta! Tutti che volevamo bene al nonno, quanto che ti rinvolti! E non che bisogno di pegarlo! Cosa credi tu, po'? Che il nonno... Elisabetta, basta anche a te, eh? Infatti, cerchiamo, resta tutti calmi. E il nonno è il gavarate sicuro bisogno di tranquillità. E questo qua non è il modo di aiutare, che no? E allora, Elisabetta e Valentina, fai la pace, dai avanti. Va bene. Senti la pace? Allora? Valentina, vieni qua, eh? Nessuno di voi altri ha mai voluto recitare col nonno. Nessuno ha mai voluto imparare il teatro. Voi non che volete in al nonno? Elisabetta, ma dai, dai. Scusate, piuttosto, qua nessuno è scusato perché aveva di tonire questa passione del gran nonno, del teatro, della recitazione. Sì, caro. E mesi tanto sei tu, questi copioni, tutto quel che riesce a trovare un letto. E va bene a tutti i spettacoli che vengono. Mia mamma la mi diceva che da giovane era anche bravo e l'avria potesto continuare. Poi suo papà non l'avevo visto, no? E allora, stottarlo e che resta lento. E succede che qualche volta i visivi lo c'hanno per matto. Ma perché po'? Ma sa che indirissi tu po' ti se ti vedessi il nonno avvolto che mi sorvegliando. Intento a declamare uno di quei papponi greci del soffice. Soffice? Di Sofoca! Eccoci, quello là. Cosa ti indirisci tu, Potì? Effettivamente. Dottor, dottor, silenzio, sta riposando. Quel lamento era solo il risveglio dopo la botta. Io ho medicato la ferita, qua niente di serio. Ma temo sia avvenuto quanto sospettavo. Quello che suo suocero ha tenuto dentro per tanti anni, ora sta traboccando di fuori. E l'inconscio, il desiderio, il sogno stanno prendendo il sopravvento sul razionale e sulla realtà. Ma dottore! Certo, scusate signora, suo padre in parole povere è come se ora... Sì? È come se ora vivesse su di un palcoscenico. Ma poco fa si è svegliato, mi ha guardato stralunato, poi... si è messo a sedere sul letto e ha cominciato a... Ha cominciato a declamare! Oddio! Ma sì, signora, stia tranquilla. Non c'è da preoccuparsi, guardi. Prenda... vediamo cosa le posso dare. Prenda una di queste. Non dormite le altre, mi dico subito. Cosa mi sento? Ma ha cominciato... Aspettate, diceva, amici, romani, concittadini, e non ricordo bene. Amici, romani,
Che la mia due amici a Roma, no? Sarebbe no, no, no. Ah, forse sono amica lei perché che portava Sanna una volta. No, ma no, ma cosa ti ho capito? Quello del monologo di Antonio nel Giulio Cesare. Ecco, ma non ho che? Monologo? Lei quando che uno e se c'era sul per conto suo e se viene roba. Se c'è sul conto suo? Sì, sì. Se deve essere abbandonato il Gregorio. Ma allora, dottor, cosa potete fare con altri? Signora, io gliel'ho già detto. Dovete assecondarlo in tutto. Fra una settimana faremo delle altre analisi e sarò più preciso. Per il momento mi raccomando, non contraddittelo mai. No. Elisabetta, accompagna qui il dottor, sì, farà, sì. Perché mi... Prego, da questa parte. Ma, dottor, dottor, ma quello è recita? Recita. Signora, studiatevi molto bene le parti. Arrivederci. Sandro? Sì. Sai tu qualcosa di del teatro? Sì, che William Shakespeare in italiano vuol dire Guglielmo Squatilanza. Sì, basta sempre. Prima sei una sola. Mamma, ho pensato, non sarebbe il caso di andare a vedere con i nostri occhi come stanno? Sì, Vasco, ma e se dopo gli mi dire qualcosa, mi, cos'è che ti rispondo? Beh, quando sei là, qualcosa te ne risponderai, dai, va tranquilla che qualcosa te venirà in mente, dai. Vasco, mi ho paura, sento. E va bene, paraoni, paraoni, qualcosa ne viene fuori. Ma questo qua?
Ma no? Dai, questo qua. Ma no, si trova bene niente. Questo qua? No, 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 non si prende. Ascolta, questo. Ma se sta pensando come è stato? Oh, sì. Meno male. Qua bisogna vedere qualcosa. Sì, dai, se puoi mettere in piena compagnia e fare una tournée, no? Non ci danno qualche idea. Ma fai il piacere. Elisabetta? Sì, mamma. Ascolta. Sinapo, non avevi tu un'amica che fa la teatro? Un'amica? Ah, la Cristina tu vuol dire? Sì, ma cosa ha avuto che dire, po'? Che Menona ha dato qua una botta in testa e che crede di essere al Metropolitan. E che noi dovremmo fargli la comparsa. Ma no, ti puoi sempre dire che ne venì una passione per il teatro e... Ah, tutti insieme, e nel stesso momento. Pure... Ma fammi piacere, papà. Vasco, mi non so più cosa farsi. Inalcami. Il papà sta male. E il medico il dir studieve le parti. Non si sa mia, no, perché siamo lo altri però. Questa situazione qua. Sì, va. I dottori e tutti così. Anche lui ogni tanto li fa gli attori. E declama sentenze dall'alto della sua scienza. Come tu dito? Dito cosa? La faccenda dei dottori. Che ogni tanto fa gli attori. No, dopo. Ah, che declama sentenze... No. Dila come prima, no? Ah, o più... Prova. E declama sentenze dall'alto della sua scienza. Bravo! Grazie. Mi pareva di sentire il nono. Avevo sentito prima. Che voce, che intonazione. Ah, sì. Ma il signor Gregorio, per caso, ha fatto qualche scuola di recitazione? Sì, per 3 anni, senza che suo papà lo sapesse naturalmente. E la recitava anche della compagnia dei dilettanti. Sì, mi fava teatro greco. Ma la sua specialità? L'era? Quel Guglielmo che ti dicevi di prima. Ah, il Shakespeare. Ecco sì, proprio lui. Mi ricordo che quando ero piccola mi recitava sempre un trucco che mi fava sognare si verde. E parlava e tu innamorai, contrastai dalle sue famiglie. Tutte notte e sospirava sotto il ponteseo dell'Ela. Ela la pregava il giorno di non rifar mai, perché lui non andasse via. E scominciava così tanto. Se le stelle si fossero sostituite ai suoi occhi, e i suoi occhi prendessero il posto di quello, lo splendore delle sue gote farebbe invalidire quegli altri, come la luce del dì offusca il chiarore della lampada. Oh sì, se quelle luci fossero nel cielo, gli uccelli ingannati dal loro chiarore canterebbero tutta la notte, credendo di salutare l'aurora. Valentina, ma eccomi che sarà il nostro biglietto da visita per noi. Ah, sì, bravo Valentina, brava. Mamma, come stai? No. Beh, adesso il pausa. Però il dottor mi ha detto che non è niente grave, non sta preoccupare. No, no, e nono, ciò, la battuta a testa e magari sai... Dai, papà, che nono non è matto. No, non devo dire che sia matto, ma battendo la testa... Dai, papà, che nono, vuol dire che ogni tanto bisogna anche sognare, se no si diventa subito vecchio. E nono a dire che recitare è come far finta di fare le robe, è un po' come sugare, e mi usughiamo sempre a recitare. E no, vuol dire che quando che la gente la finì di stupirsi di quel che la dà intorno, la gase ampia te la fossa. E che fa un personaggio del teatro? L'è un po' come scoprire qualcosa di nuovo dentro di noi e stupirsi di quel che si è fatto. Questo vuol dire nonno. Ehi? Ah, sì, così dire nonno. Proprio così, tacchi. E adesso vuoi provarlo? No, Valentino, aspetta un attimo. Ah, no, basta che la fai. Sei tu. Inquieto essere, sbratti le mie stanche ore dalle dolci braccia di Morfeo. È il tuo giovane sangue che ti chiama, mio signore. Vieni, mia regina, dammi la mano ed imprimiamo sulla terra su cui giacciono questi dormienti un trento e di culli. Ma era uno spazzola quella? Mia sì! Ma tua, tu chi è, no? E la voce
figlia che del talento. Ah, sì, 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 questo è vero. L'unica eccezione qua te senti. Una volta scusa, ho fatto la parte di una recita a Galizia. Ah, e quanti anni avevi tu, po'? Beh, sì, ero tanto più piccola della Valentina, per quello. Però... E che parte fai tu, po'? Quella del due? Ma dai, mi vale che sto scherzando, non sta prenderla. Vedi, ma devi trovare la soluzione per risolvere questo problema qua, no? Una cosa, ma Elisabetta è il sangue, dai via e non sei neanche tornati. Ma non è andata a finire. Ecco, che sapevomi. Come? Quando ti viene qualche rogna, tua Fiola la sparisce. Sempre così. Quando vede il talento in famiglia, la Fiola è sua. Quando c'è una malgrazia, la Fiola è mia, no? Perché non ti sei reso conto quale piace far da me, quale ti invece piace far da te? Oh, sì, sì, però sono accorto che piace far da tuo padre. Guai, a te se ti offendi da tuo padre! Mi non offendo nessuno, puoi solo riuscire a risolvere questo problema qua. Ma, se mio papà è cascato e disgraziatamente l'ha battuto la testa, sì, non sarà mia colpa mia adesso, no? Se tu papà le fissa col teatro, la colpa non sarà mica mia? Non sta più a dire una parola su mia papà. Se no... Se no, se no cosa? Se no la parte della studi sola e ti puoi dirle sulla notte della Ida, se te vuoi. Ecco, guarda, mi sono qua con i nervi a tocchi. Non so pure cosa fare. Non che la fa più. E ti? Se continui a darmi contro. E l'aiuto. Guarda, dai, dai Giovanni, prendila per entrare che qualcosa risolveremo, dai. Sì. È solo questione di avere un po' di pazienza, dai. Sì, dai. Guarda, mi ha avuto un'occhiata. Come stai, buon nonno? E Sandra me ne sta un'altra volta. Allora, Maurizio. No, no, mamma, se lo sta. Ma mamma, mettermi... Ma mamma, le lacche d'oro. Oh, volevo mettermi qua, mica. Mamma, se il nonno ti dicesse, un fatal visione, perché non sei tu sensibile al tatto come allo sguardo? Di cosa che risponderesti tu qua? Sai di risponderesti tu. Dai, va là, vieni qua, ti ho tutto un buchi dei libri della camera del nonno. Libri? Io sono... Meglio così. Io sono l'anio di tuo padre, condannata ad errare la notte e a essere imprigionata al giorno tra le fiamme. Ma papà... è l'Amleto! Dai, prova ad esserlo meglio! Sì. Io sono l'anima di tuo padre, condannata ad errare e ad essere imprigionata di giorno. Sì, sì, l'etichetta di una scatola dei pelati che la mise dentro a me. Lei di Dio lo sa che in pola, dai! No, credo bene! Dammi qua! Adesso senti! Senti! Era la nebbia e il fumo che stava,
questa me la ricordo, Cirano de Bergerac. Era la storia di quel tizio con quel naso grosso che si offendeva tutte le volte che le lo nominava. Ma e questa? E conosci tutti? Fammi vedere, è ben grosso. Ma ti vedi che è il vocabolario, lei? Ah, ma che vedi che era basso personaggi? Oh, è arrivato finalmente, sì? Dove sei stati? Io avevo bisogno di un po' di aria. Sì, perché aveva bisogno di un po' di aria, Ela. Ascolta, me l'ho capito più di tutti gli urli del nono. Guarda caso, invece, noi ne divertimo, ah? Sei molto qua. Insomma, mamma. Mamma, ancora no! Siamo una famiglia e che abbiamo tutti il dovere di aiutare il nonno, anche a te. No! Sì, non mi vedetelo, non capisco niente. Ma... Allora, mi ha detto papà, non capisce niente. Ma non sta qua. Perché Ela ha qualcosa da ricapire. Non si può cercare piuttosto, dai. Insomma. Gracias.
Mamma, ma dico che resisto! E lo so, però dobbiamo cercare in tutti i modi di far qualcosa! Sì, sì. Bisogna fare, come ha detto il medico, imparare bene le parti, perché come ho detto prima, la Valentina solo in gamba da secondario. Sì, è proprio lì, che quella Valentina è veramente brava. Come il suo, ma anche il mio? Mando fissato. Ma questo è caldo! Volevo che voglio ancora un'altra volta. Io non lo so lì al caso. No, no, no! Ma dai! E sapevo che nel teatro non capivi niente. Ma che fossi proprio dei baccalà, lo capi solo adesso. Ma non trovate degno, no! Dai, ci in manco i copioni, che tacchiamo la lezione della recitazione. Forza, dai, Sandro. Amleto, atto terzo, scena prima. E scena prima di Romolo. Essere o non essere, questo è il dilemma. Ma no, Sandro. Più stile, più anima e più espressione, dai, forza. Essere o non essere, questo è il dilemma. Se sei più nobile per l'anima, tollerare gli oltraggi e i colpi dell'ingiusta fortuna, o impugnare le armi contro un mare di dolore, affrontarli, finirli, morire, dormire. Ti presento la Cristina. La Cristina, ma sì.
dire, l'Elisabetta è andata al controllo? Sì, appunto. Elisabetta? Sì, e ti spiegare che cosa è stata tutta. Allora, vedela, come ti casa di come Fiola? Dov'era quel matto? Matta di sera! No. Chi era questo brutto anatropo? Io non sono più un'ombra al maglio!
grazie al cappello. Poscia, pian pianino, mi libero del mio vasto mantello che mi ha attavato. E lo scarabone proprio! Piccolo amore più gentile! Più fino di scaramuccia al gioco dello stoppo che prevengo! Mia paladina! È giusto al fin della licenza? Io. Tocco! Dimmi! Dimmi, tacchino! Dove ti inquizzerò? Ci ha tolto il petto? Oppure al fianco di Scudello? Oh sì! Certamente, sì! In mezzo al panchino! Di battaglia fossi caro agli dei. Cristina! 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 Batti. Che remenata! Tranquilla, dì che deve portare il nonno a fare quelle analisi. Sì, sì, che è più.
Anna, per quelle cose che non le ha servito proprio a niente, guarda, guarda che volete via meno. Beh, ma comunque, guarda, ricordi che... Anna, calmate. Io non so cosa pensare. Permesso. Scusi, se sono entrato così senza suonare il campanello, non è che devo trovare la porta aperta, non ho detto dai, puoi dentro, mi sono segnalato. Moglie, l'avaro, ma per caso questo mi si parte la tronca su per le scale adesso? È solo che avevo avuto una discussione con l'amica della Elisabetta qua, per via dell'arredamento della casa. Arredamento? Ma cosa che c'entrano con la mia? Niente, niente, ti scrivo dopo. Ma piuttosto, no, come sta un po'? Sempre la casa, sempre la casa. Sì, non sa niente, no, stavo giusto andando dal dottore per chiamare il medico per portarlo a fare le analisi, che forse una se ne capisce. Dai, ciao. E Marco, hai capito tutto? Sì, ho capito tutto, dai. Mi raccomando, Vasco, raccomandami che hai dottore. Giovanna, basta con le raccomandazioni, Ciao mamma. Ciao. Ah, Marco, la ricetta, ricordati, la ricetta. Ah, sì, lei che cosa me la ricordo. Che se fa qualcosa manco il dottore. Perché qua, preferisco. Mamma, scusa se ti lascio da sola, ma devo andare un attimo all'università a fare tutte le robette. Ah, e... sì, ma tu... Però Sandro, siete voi della restati a fare compagnia. Sì. Ma no, noi tutti e due. Sto con me col nonno. Guarda, l'importante. No, è che lui non resta da solo, guarda. Non resto qua, no, no, va pure anche a te. Boh, allora gli fatemi la giacca, Giovanna, mi raccomando, dai, se resta su. E la verità andrà tutto bene, che voi volete il cuore, una roba che non si risolve subito, però andrà tutto bene, dai. Speriamo, speriamo. Sandro, ti arrivo, mi raccomando, Sandro! Arrivo, amore, sì. Giovanna, noi fra una mezz'ora, dai, massimo 40 minuti, siamo di ritorno, mi raccomando, lascia tranquilla, che andrà tutto bene, Arrivo, arrivo, salvo. Grazie.
Lelou, e mi ha fatto cercare a scollo. Ma poi, che cos'è un bacio? Un giuramento fatto un poco più da presso. Un preciso patto. Una confessione che sigillare si vuole. Un apostrofo roseo messo tra le parole di Tanno. L'uscio di un'ape tra le piante. Una comunione al gusto di fiori. Un mezzo per potersi respirare un po' il cuore. E assaporarsi l'anima a fior di lacrima. Dimmi. Chi t'ha invitata? Nino, mi soffriva un po' di sale. Nascosta dentro la fragranza del cuore, quante speranze, quanti amori ho tenuto nascosti. In petto, risa e lacrime. Senza dire una parola sei venuta, gran regina. Ti nascosto, hai posato i piedi dentro l'anima. Io vado a deporre i tuoi piedi, tutte le mie fortune, e a seguirti, mia signora, attraverso il mondo. Mille volte, addio. Grazie.
Vorrei potervi accogliere al mio banchetto, contessa. Ma i vostri urli mi bloccano la digestione. Addio. Mamma, ma ti rendi conto che qua finiamo tutti quanti al manicomio?
Nonno, ho bisogno di essere curato. Non lo potevo più farlo. Ma lei sta al dottore di tenerlo qua nel suo ambiente, per farlo tornare alla normalità. Sì, ma però se a sta ora non viene ancora resa lì, vuol dire che ha bisogno di cure più specifiche. Sì? Sì. Ma allora che vuol dire manicomio? Ma che manicomio? Ma no. Clinica psichiatrica, sì. Ma manicomio appunto? No, pensa come ti vuoi. Ma trova una soluzione, mamma. Perché se non mi fichi questa storia non la finisse, guarda, sparisce dalla circolazione. E va bene, guarda, sì, Elisabetta, dammi una settimana di tempo. E dopo, se no non sarà rinsavita, allora porteremo in questa clinica. Però non credevo, no? Di arrivare a fare una roba del genere. No, non credevo. Ma hai preso bene, che ho capito, le penso bene, però. No, però. Dai, che me va a dormire, sì. Beh, pausemo e domani. Dove vedi, po'? Ma dove che va? A lavorare, va? Alle 5 di mattina deve lavorare. Guarda che nelle 7. Le 7, lei. Mi vuoi vestirmi? Allora adesso subito, sono da qua così. Ma non è quella 8:30? Le 8:30? Mamma mia, con la scusa del nonno mi sono già fa tardi. Ma aspetta un attimo che vuoi vedere. Ah, è diventato matti anche io veloci in sta casa. Sto qua a fare le 9:30. Guarda, per capire giusto se ti prende te. Ma sul camera Valentina. E vada sul suo orologio che ora che è, che forse una giusta la capina, dai, va su, dai, va là per te. L'avevo finita da far confusione. Vuoi dormire? No, le ora a dormire, va a vestirti che devi andare a scuola. Ma che scuola? Le 9:00, poi ancora la domenica. Restare calme? Ma papà, te ne stupendo che qua finiamo tutti quanti al manicomio, orologi compresi prima del nono. Non so più cosa dire. Veramente, e non so, il problema è che non sono buono a provare a vedere la soluzione. La storia non è proprio scombussola a tutti. Ah, veramente, la scombussola a tutti quanti, scusa. E trovare la soluzione sarebbe proprio una bella roba. Ma, senti, almeno noi cerchiamo di stare su demorate, eh? Almeno sì. Noi. Vado a comprare il giornale. Sì, sì. Vado, sì. Oh, ma già che ti vedo fuori, se la vedi alla porta del volto che vuoi andare giù. Va bene, ciao. Sì, ciao. Che cosa mi serve che volto, oltre qui, papà, i pomi, non mi arriva in cucina a vedere cosa che mi serve, perché... Tu menti, io non conosco.
Non ho ricordo di questa voce. Tu, mio signore, non hai ricordo di me, ma... Ma dalle tenebre dell'oblio, fra le tenebre, cos'è il purgativo? Fra le tenebre ti cercai a lungo, per ogni luogo. Tra le vette bianche delle montagne, dove salta il capriolo e tuona la valanga. Sì. Ti cercai cavalcando la cavallina storta che più. In svaletta della torre antica, gli armi muscosi, dai fori cadenti, ti cercai, ma come l'avrò ti cercato? Io ho 70 anni maturato e ho vissuto cose strane e terribili in questo lasso di tempo. Ma la notte che passò mi fa ora sembrare un nulla quelle rimembranze. Amica mia, amica mia, rimani estranea al disegno finché non giunga il momento di applaudirne l'esecuzione. Discendi, cupa notte, poni una benda sull'occhio tenero del giorno compassionevole. E con la tua mano sanguinosa e invisibile, straccia, cancella l'orrido decreto che mi ricopre il pallore. Oh, falsissimo amore, ove sono le sacre fiale che riempire dovresti di lacrime dolorose? Nobilissimo tra gli uomini, non ti importa di me. Dovrai continuare ad abitare questo pacco mondo che senza di te diviene non migliore di un porcile. Oh, stendardo del soldato, fanciulli e giovinetti osso come a perduta è ogni distinzione, e nulla di straordinario rimane sotto lo sguardo della luce. No. Francesca! Ma che ricordo, che ti sei? Ti puoi dire un poco di sale? No, veramente... mio marito stasera e mi porta a teatro, sì, mi porta a teatro. Ah, stasera? Sì, che ti si vestia per andare a teatro stasera da alle 9:30 di mattina. Ma che paura di ribattarti? No, figurate, le chiedo più a provare il vestito. Ah, no. E allora pensa, vado da Giovanna a farglielo vedere per sentire cosa che la pensa. Ah, bello, sì, bello, proprio elegante, da gran sera, niente da dirlo, elegantissimo, ma insieme al vestito, se tu provare anche il trucco. Ah, il trucco, ecco sì, ma cosa ti pare, lo può stare bene col vestito? Sì, sì, ma cosa è questo? Ah, questo, no, le la commedia per stasera. Senti, ah, volevo vedere cosa che la parlava. Ah, e vedete si vestia e truccata. Stasera. Sì, sì. Ah, già adesso. Anche sta qua, lei partirà. ascolta Giovanna, visto che viene da lì stasera andiamo fuori, sì. Mi faresti tu il piacere di tenermi il pappagallo? Cosa? Di tenermi il pappagallo. Il pappagallo? Sì, chi sei? L'hai abituata. Perché lei è una signorina, lei è abituata a mangiare tutte le sere alle 9. Ah. E dopo, puretta, starà a casa da sola, la battista è la solitudine, ha detto. E dobbiamo subito portarla. E se no, Francesca, un pappagallo? Speriamo che a mamma tu sia normale. Ecco, no. Mamma, è venuta la colazione. Mamma? Mamma? Ah, Valentina. Valentina! Anche la nostra vicina deve diventare matta. Cosa? Ah sì, lava in bocca alle 9:30 di mattina, in abito da sera, tu, lesendo omeglie e cercando qualche duni che detenga il pappagallo. Il pappagallo? Lei è una signorina. Chi la nostra vicina? Ma no, il pappagallo. È il pappagallo del nostro vicino? No, il pappagallo è una pappagallo. Ok. E la nostra vicina, la Francesca, sì. La me lo porta qua stasera perché
pappagallina e parlela. Primo dei nostri. Vasco, Vasco, la nostra vicina, la Francesca, col pappagallo che ha in abito da sera. Adesso la misura è colpa! Vieni qui, piccolo demonio!
belle buone dovrei io recare, se ombre d'ali da quel toio oscurano il mio cammino. Mio signore, colui che tanto disprezzate, mai proferì parole ingiuriose contro di voi. Mai. Mai io dire... vecchio e stanco.
in balia di una corrente impetuosa che per sempre mi ingoierà. No! 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 Ringrazio la partecipazione del pubblico, ringrazio voi ancora e in bocca al lupo per le prossime. Grazie.